Salve ragazzi, siamo in volo. Volo Roma Ciampino, Londra Stansted verso l'una e mezza. Sì, l'una e quarto, l'una e venti. L'una e quarto, l'una e venti, l'una e mezza. Scatole di stare qua sopra e non vediamo l'ora di arrivare. Di arrivare. A dopo. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati in albergo da poco. Siamo stanchi morti. Vai. Siamo stanchissimi, ragazzi. Varie incazzature. È la stanzina, che non è proprio un albergo, ma alla fine. Dormitorio, giusto, dormitorio di Azkaban. Harry Potter. Quello di Hogwarts. Sì, qua stavamo guardando un po' di TV. Non ci capiamo assolutamente un'altra. English words. English language. Ci sono stati dei problemi all'atterraggio, però vabbè. Alla fine siamo riusciti ad arrivare. Comunque l'ambiente è molto carino, devo dire. Sì, è carino. Noi comunque adesso andiamo a cenare, che siamo molto affamati e non mangiamo da tipo, manco abbiamo pranzato. Sì. E quindi abbiamo bisogno veramente di mangiare come dannati. Inglese. Di mangiare come dannati. E niente, vi salutiamo, ci becchiamo domani. Domani comincerà la vera e propria vacanza. Esatto. E see you soon. See you soon. Giorno 2. Buongiorno a tutti. Vediamo un po' come è il tempo oggi. Oh, Londra di mattina. Oggi comincia la vacanza vera e propria. E nulla, ora vedremo dove fare colazione. Ciao. Breve sintesi di ieri, la breve sintesi di ieri. Allora, voi dovete sapere, così mi paro Piero Angela, mi paro. Sai che sei stato vicino, così però. Gabriele proprio, Piero Angela. Vabbè, dimmi quello che abbiamo fatto. Allora, tu Simo hai pranzato a mezzanotte? Io praticamente ho pranzato. Sia io che lui. 11 erano. Francesco? E 11 così. Io vado a trovare il McDonald's. Esattamente. Abbiamo trovato un signore, un ragazzo de colore. Che appena gli abbiamo detto McDonald's, McDonald's, come ha fatto un McDonald's. Perché era troppo lontano. Un riguardo a Davide. Momenti salienti della giornata. I momenti di ieri. Solo ieri. Riprendi il grande capo, Francesco. Il grande capo che dovevo fare molto affinamento. Affinamento per non perderci la Londra. Tutti a Underground. Allora, qua siamo nel quartiere di Ilford. Praticamente il nostro albergo si trova proprio qua. Che stavo, infatti, nel proprio albergo. Vabbè, ci rimane proprio più facile chiamare l'albergo. Guest house, sì. Spontanea così. Sì, in effetti, dormitorio. Dobbiamo fare affidamento su questo uomo se non vogliamo perderci per Londra, signori. Vabbè, guarda mo, eh. Vabbè, io penso che ci potremo vedere direttamente al centro di Londra. Qui la gente c'ha i soldi perché c'ha due Jaguar. Vabbè, ragazzi, ci vediamo dopo, eh. Vai. Video. Fa video? Su! Proprio video. Gabriele sorridi. Bella. Bel sorriso. Qua direttamente al Tower Bridge. Precisamente davanti al Tower Bridge. Un po' lontanucci. Piace Frid. Questa è la torre di Londra. Fa molto fresco. Adesso abbiamo visto
Cari ragazzi, diretta da sopra Tower Bridge, con alle spalle il Tamigi, vi salutiamo. A regà, buongiorno! Buongiorno a tutti! Va bene, allora, siamo sul Tower Bridge. Il fangoso Tamigi! E adesso ci butteremo uno per uno. Perché l'acqua è pulita. L'acqua è pulita. Perché l'acqua è uno splendore. Ah no, ci butteremo perché siamo sicuri che rimbalzeremo, torneremo indenni e asciutti. Abbiamo dei poteri proprio. No, no, il potere extra, dell'acqua. Il potere dell'acqua è talmente solito. De Londra, plastica. Non ho capito. Ci stanno i giapponesi, ci stanno guarda male. Veramente a me mi pare che si stanno a fare cavoli loro. Sì, però che voglio un altro po'. No, però andiamo. No, ragazzi, sì, fuori che qua c'è, ci cacciano. Ah, raga, buongiorno. Buongiorno a tutti. E fai una benvenuta a tutti. Lo parla io? Come al solito tu sei il capo io della... Io sono il cicerone, no, cicerone veramente cicerone sarebbe la... Ah, sì, sì, nella vita reale, nei video, fate... Dai! C'è da morturno! Siamo in onda! Ah, buongiorno a tutti! Siamo in onda! Ben trovati a Londra! Arega, buongiorno! Arega, buongiorno! Buongiorno a tutti! Bravo a tutti! Bello Simone! Bello Luca! Andiamo a aggiornare per dopo. Alla prossima. Cioè quello sta usando la valigia come gran cassa, è un genio. Oh, ma il gobbo di Notre Dame non stava a Parigi, mio caro. E guarda un te gobbo. Ergo. Oh gobbo! Ragazzi, non puoi trovare. Salutate. Salutate. Perché così? Si chiama Londra. Ma è il contrario. No, dopo che fanno da cavo veramente.
Ci siamo, giorno 3 ragazzi. Sì. Giorno 3, oggi è mercoledì 9 August. 10. Davanti al British Museum. No, davanti a me. Inquadrano bene Francesco. Perché lui si fa annotare molto bene, il British Museum. Non lo perde questo. Allora. Questo è British Museum. British Museum. Ah, dovete sapere che stamattina siamo stati a Buckingham Palace. Facci il quadro, me. Sto parlando. sei un pessimo cane. Ma affanculo. Siamo stati invitati alla regina a mangiare il cemunino. A mangiare la cacca. Insieme a Baby George. Sì, sì, che ci dà dei poveri. A parte, a parte gli scherzi, noi eravamo andati là con l'intenzione di vedere il cambio della guardia, però il problema è che non c'è stato nessun cambio della guardia. Tomorrow? The last. Vediamo se adesso cerchiamo di entrare in questo. Possiamo continuare questo possiamo video all'interno del museo. Solo 20, porca troia, sterline. Solo 20, porca troia, sterline. Qui sono 16, 20 sterline per entrare all'abbazia di Westminster. Solo 16, vabbè, solo 16, allora che c'è? Vediamo, San Pietro è gratis. Gratis. Ed è 100.000 volte, 1.000 miliardi di volte meglio, quindi. Vabbè, possiamo chiudere qua. Possiamo chiudere, poi se. Poi se si continua dopo. Solo noi da Bentornati a tutti, ci troviamo all'interno del British Museum, abbiamo visitato la parte egiziana. Molto bella, piena di statue, di certe la stele di Rosetta. No? E ora siamo nella parte di Sumeri, anche la parte degli Assiri e dei Sumeri, esatto. Ora siamo nella parte di, romana. Sì, yes. Se puoi riprendere da vicino. Questa è un insieme, esattamente. Roman e Scott. Le studiavo su libri di arte. Questa camera per inquadrare da vicino. Come possiamo vedere sono senza pistolino. No, a me è stato tagliato perché quello gli manca, quindi. Possiamo vedere come le statue sono state castrate. No, castrate. Possiamo vedere le chiappe di Afrodite. Kratos. Andremo di qua. Andiamo di qua? No, di qua. Un tour dentro il museo, raga. Andiamo di qua perché questa bellezza è finita. Ecco, pure mentre sto a fare video. Allora. Allora là, Che spettacolo, raga. Abbiamo ritrovato un signorotto. Ma c'è pure Gabriele, chiamalo. L'abbiamo ritrovato. Dove stai? Dove stai? Mi sono visto tutti gli assini e faccio le tiziani. Ma c'è stato il cuore. Di là poi c'è stato con voi, io sono orientato negli egiziani che avevo perso un pezzo. Ho visto il pezzo degli egiziani, però questo film se non l'hanno visto. No, qua ci manca. Adesso andiamo a vedere. Ci manca. Sono fermati qui e iniziamo a sparare. Abbiamo visto soltanto sta parte qua, poi dobbiamo andare più. Allora andiamo insieme. Allora andiamo, vabbè. Andiamo insieme oppure ci fermiamo qua? Direi che poi fa film. Bella. Buonasera signori, siamo qui di fronte al palazzo della BBC per comunicarvi ufficialmente che gli Etruschi hanno conquistato Londra. Londra. Siamo in diretta! Gli Etruschi hanno veramente conquistato Londra. La BBC ormai è intitolato. È diventato l'Etrusca.
Raga, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi sto a fare un video da solo perché mi sono svegliato presto, tocca andare a fare la spesa e fare la colazione. Infatti stanno tutti a dormire, io mi sono svegliato e sto andando a fare la spesa al supermercato. È pure presto, c'ho un sonno che sto a morire, ho i capelli osceni, fa un freddo della Madonna. Dal cielo viene pure Gesù Cristo e niente, se andiamo a fare sta spesa. Faccio vedere un po' il quartiere, bellissimo. C'è un cristiano in giro, proprio manco a pagallo. Molto speriamo che non mi perdo. Vabbè raga, che vedevo dire, mazzato va freddo. Comunque il bello di sta cosa è che sono stato sorteggiato, insomma, Gabriele mi ha scelto per fare la spesa, se no l'altro compito era pulire la cucina. Ma sinceramente preferisco così, però il problema è che non mi ricordo lo stazione del mercato e quindi c'è il rischio che mi perdo e che mi trovo a Berlino invece che a Londra. Vabbè, questi sono i dettagli, fa troppo freddo, raga. Allora, vediamo. Allora, qui possiamo ammirare una sinagoga. Questa è la sinagoga, quindi mi tocca girare da qui. A destra vanno al supermercato. Questo è un taxi tipico di Londra. Il tizio mi sta seguendo, un po' inquietante. Vabbè, raga, via, tanto se no fa un video tipo dei 20 minuti. Che tesoro, dove tocca arrivare a piedi, Besa all'Ustia e Raffaenese all'Ustia. Ah raga, di nuovo buongiorno e niente, il supermercato è chiuso, che culo. Mi sono svegliato troppo presto perché apre alle 8 e sono le 7.46 qui. Quindi mi tocca aspettare qui 10 minuti in mezzo ai pakistani. E qui sono solo pakistani, io stando arabi. Adesso mo vi faccio vedere Enzo's Pizza. E vabbè via, vi saluto, che i pakistani mi stanno a guardare male. Bella raga. Ci siamo. La bella foto, va. A capo sola. Last day. Allora, Francesco, se vuoi così tanto, puoi inquadrare. Puoi inquadrare. Facciamo un video. Se così tiro, probabilmente sono le più economiche. Facciamo un video. Allora, un attimo veloce per far capire. Oh, che bella! No, è Marilyn Monroe! Questa nei libri? Okay. Marilyn Monroe! Adesso andiamo in là! Cioè, hai fatto un blunder! Un
parla bene tutto, perché... Sì signori, qui è tutto in vendita. In questo momento ci stiamo prendendo conto veramente di quanto siamo poveri. Poveracci. Sì, che sono tutte cose lussuose. Di quanto... siamo barboni. Barbun. Ecco. Praticamente io penso che per comprarci. Vabbè, io voglio questo. Solo uno per voglio. A 3.000 sterline. Non basterebbe che se damo via casa. Qual è la penna che volevo comprare a grande? Qual è la penna? Oh! Davide, guarda, avremmo dovuto comprarti la scuola di casa laurea, però ci sono arrivati qua con volarti. Fanno una seconda laurea. Sì, esatto. Tanto si sta finalizzando. Sì, infatti. Come tempo? Lingue. No, ma è troppo erga questo modo. Si documenta. Bisogna documentare. Vedremo questa però, Quale? Questa qui? Questa? Questa dell'arabi? Quel tratto un pochino arabeggiante. Questa tocca ad assedi i reni tutti. La penna dell'arabi? Anzi, un colosso. Ma esiste il reparto? Gabriele, ma esiste il reparto poveracci? Il nostro c'è stato è di sopra, il reparto della plebe dove sta? Qua lo sta, no? Il reparto della plebe dove sta? Quest'altro. È inquietante, eh? Sì, infatti mi mette un po' paura. Io mi sto a cacca sotto. Abbiamo un altro tipo di dinosauro. Io c'ho il presentimento che prima o poi questo si rianima, via qua e ci magna tutti. Bello. Ma ci deve essere pure lo scheletro del T-Rex? Io penso che è più l'asta. Delle foto sì. Yeah.
buonasera, siamo qui al Museo delle Scienze Naturali di Londra, è un posto meraviglioso, bellissimo, sono contento di esserci andato, sono ancora sovraeccitato, precisamente siamo nella sezione dinosauri. Cioè, poi che mi batte forte perché troppi dinosauri, sono tornato bambino sui dinosauri. No, veramente tutto quello che vedevo nei libri da piccolo viene da questo museo proprio, è un posto fantastico, meraviglioso, veramente. Adesso facciamo adesso, vedere, da tutto iniziato. L'inizio di tutto l'Iguanodon. Tutto iniziò dal ritrovamento dell'Iguanodon e poi il resto è storia. Però ci sono anche le note dolenti. Ci sono i pulcini incazzati. Perché? Cioè, i dinosauri sono belli con le squame, non con le piume. Perché le piume? Ma che è sta caponata? E niente, dopo che la scienza per una volta ci delude, da qui è tutto, siamo alla linea studio. I dinosauri vi salutano. Bentornati, siamo sempre qua in diretta dal Museo delle Scienze Naturali. Mi prende ragno. Spider King. This. Spider pork. Battery for survival. Guarda quanto. The Scorpion King, non The Spider King. E comunque è sempre un'arachnide, quindi. Va bene. Allora ci diamo l'appuntamento al prossimo video. Non lo so, guarda. Senza culo, sa contare fino a 21. Ok. Ciao. Scienze naturali. Allora, siamo sulla penisola di Skate, che è lunghissima, da un po' di chiamata, un po' di draga, un sacco. Secondo testa qua c'è il Royal Albert Hall, che dovrebbe essere un gigantesco auditorio dove fanno sia sport che eventi, e ristorato un po' di ricerca anche il mondiale. Quindi, andiamo là, giochiamo, faccio la Madonna, dopodiché ci andremo anche a Central Palace, che è un po' più là. Per Giorgio vi disprezza tantissimo, voi se non siete venuti, non c'avete idea, me l'ha detto proprio l'altro ieri. Faccia da Baby Giorgio che disprezza, faccia da Baby Giorgio che disprezza. E questo è tutto. Buonanotte in giro. Salutate spaccati a merda! Perché guardiamo! È brutti bad! Ah scusate! Sta dimenticando una cosa importante di questo viaggio! No, come cosa?
Coso, è nero. È nero. Fa un omaggio al nero. Uno, due, tre. Va bene, allora qui da Londra è tutto, Burger King è tutto, ci aspetta un lungo viaggio di torno, quindi niente, salutate tutti quanti, ciao! Ciao! Buonasera a tutti, siamo qui in volo, spero, per il ritorno in Italia. Qua c'è mio brother. Torniamo alla nostra madre patria. Esatto. E che dire, siamo all'epilogo del video. Quindi niente, siamo partiti da circa mezz'oretta, siamo a casa verso le 7 così. In casa ci stiamo verso le 7, verso le 8 e mezza siamo a casa. Sulle 7 stavi alle 2. Non è vero, è vero. Vabbè, nel senso stiamo a 7 in Italia, quindi a Roma. Esattamente. Proprio in regione. Spettacolo che è. Niente. Qua ragazzi e signori siamo nel paradiso. Il paradiso, è già. E nulla. Noi ci vediamo prossimamente, spero che questo video vi sia piaciuto. Alla prossima!